esci presto di quello che hai. Lo chiudi dentro una scatola e vai. A Videotop con grande piacere abbiamo con noi Matilde G. Ciao, benvenuta. Ciao, come stai? Direi benissimo. Tu, diciamo che le immagini parlano da sole, quindi non, la domanda non serve, no? Sei splendente, proprio riempie lo schermo. Noi siamo felici di ospitarti a Videotop perché hai esagerato, cioè non parliamo di un singolo, parliamo di un singolo doppio. Una volta, quando c'erano i famosi dischi, in età che tu non puoi nemmeno immaginare, non so se li hai studiati a scuola, dopo tra i Fenici, i Sumeri, prima degli Egizi, insomma quel periodo lì, c'erano i 45 giri con lato A, lato B, tu sei un po' in quel mood lì, o sbaglio? Hai una doppia facciata, due singoli al prezzo di uno, come si dice. Esatto, è stato molto divertente anche è stata una scelta pubblicarli insieme perché sono un po' l'opposto, ecco, c'è Più ti vivo, che è una canzone d'amore, di un amore nuovo, di un amore eccitante così, e poi c'è Lasciami qui, che invece è di un amore finito, ecco, quindi è un po' rappresenta un po' il ciclo della vita, sai? È bello anche perché, come si dice, va bene per tutte le stagioni, quindi per chi è esatto. Per chi ha problemi, per chi sta finita, bravissima, ma quanto c'è per ogni occasione. Fantastico, questa è un'azione meravigliosa che va ad allargare, come si dice, il target, no? Quindi prendi che tutte un'età che traspare di gioventù esagerata, come arrivi al mondo della musica? A me la musica è nata con me, mi è sempre piaciuto cantare, suonare, io sono pianoforte, la chitarra e canto pure, e devo dire che le mie canzoni sono come il mio diario segreto, infatti c'ho ogni canzone che parla di qualcosa che mi accade ed è molto sano, tu, è un modo di comunicare molto sano. Tu praticamente non scrivi canzoni, prendi appunti, diciamo. Più o meno. E quindi quando hai, diciamo, questa passione, l'hai tramutata in una potenziale carriera, c'è stato un momento che hai capito che poteva essere il tuo futuro? Ma non un momento, è stato un po' un'evoluzione. Comunque, quando ero più giovane cantavo per divertirmi, poi a un certo punto ho capito mi piace talmente tanto che è quello che voglio fare per il resto della vita, quindi ho cominciato a studiare più seriamente, ho i miei diplomi in canto, pianoforte, comunque studio tanto e studio sempre perché ovviamente c'è sempre da imparare e mi diverto a fare musica, faccio quello che amo. No, mi fa specie, mi piace molto questa frase, che da quando ero più giovane, cioè nella culla esatto. Era più o meno quello. C'è una particolarità però, e tu in questo momento dove ti trovi? Singapore. Hai voglia, quindi sì. Siamo in un collegamento internazionale, aspetta che sapere, mi mettevo pure la cravatta. Collegamento internazionale di solito si dice in Eurovisione piuttosto che in Mondovisione. Perché mi importa di adesso, adesso che penso ancora a te. Cosa fai di bello a Singapore da quelle parti? Perché pure hai partecipato tipo Singapore Got Talent, queste anche manifestazioni di questo genere, vero? Esatto, sì, comunque è stato molto divertente, è stata un'esperienza molto bella potermi confrontare con artisti locali
e mi trovo a Singapore e sto qua da 3 anni, 2 anni e mezzo per il lavoro di mio padre. Siamo trasferiti e... però devo dire che mi piace, dai, non mi lamento. Ecco. Mi trovo bene, poi mi ha dato un sacco di opportunità con la musica, perché comunque la mia etichetta qua a Singapore, The Candle B, che in realtà è svedese, però c'è una base qua a Singapore. C'è un intreccio internazionale, bene, dall'Italia alla Svezia, sì, a Singapore. Però esatto. Sfruttiamo la tua presenza anche proprio di curiosità, come vive una ragazza di 16 anni a Singapore? È più o meno come in Italia o ci sono diversità? Sono abbastanza diverse, devo dire che Singapore è comunque molto organizzata, molto sicura, cosa che mi piace molto di questo paese, molto, molto verde, e poi come ho detto prima mi dà un sacco di opportunità con la musica, però l'Italia è l'Italia, l'Italia è casa, l'Italia è amore, è emozioni, è tutto, mi manca molto. Però dai, anche qua non mi lamento, mi trovo bene, comunque è un bel paese con delle belle persone. Sai che quando parlavi dell'Italia potevi anche non dire nulla, lo esprimevi con il viso, con gli occhi, quindi si è capito che stai benissimo lì, però insomma il cuore casa è sempre casa. Voglio. Ma quindi sarà una permanenza temporanea o ti vedremo prossima star di Singapore? Ma Singapore non è che ci sia molta musica, no, eh? Così poi vabbè. Però no, per ora sarò qua un altro anno e mezzo, due, e poi si vedrà dove mi porta la musica, andrò. Giustamente. Noi, se passi da queste parti, poi ti aspettiamo in studio. Ah, certo! Mi sembra il minimo. Nel frattempo ricordiamo che sei in uscita con questo doppio motivo, singolo, come dicevo prima, facciata A e facciata B, oppure doppia A, come preferite, che è Lasciami Qui, per coloro che in una fase piuttosto, se vogliamo, particolare, triste, dopo che un amore finisce, oppure Più Ti Vivo, per chi è proprio nel pieno, per tutte le stagioni, Matilde G è per voi a disposizione, giusto? Giustissimo. Ok, allora naturalmente un grandissimo in bocca al lupo, un grosso abbraccio e ci risentiamo presto. Steffi, grazie mille, a prestissimo, è stato davvero un onore. Altrettanto, grazie, ciao. Grazie, ciao.